si può dire che il mancato impegno, allora dipende di spagnoli, okay. Esatto, per me hai sì. Tracciato tutta il record. Allora, quindi ti rifaccio la domanda di Vanni Zagnoli, okay. Che dice: nel calcio chi non gioca le coppe europee è considerato favorito, vedi la Juventus. Nel basket Brescia e Reggio sono avvantaggiate? Allora, dipende di cosa stiamo parlando, nel senso che magari sono avvantaggiate in una questione di campionato, cioè visto come sta andando questo primo girone d'andata, sicuramente si può dire che il mancato impegno della Coppa Europea di Brescia, ad esempio, stia pagando da un punto di vista, sì, di classifica. Io penso che il discorso sia l'LBA. Cioè, è chiaro che la classifica al momento sta favorendo Brescia. Dall'altra parte la competizione europea sicuramente stanca negli uomini, e dall'altra sia Milano che Bologna, che poi anche la Reyer, secondo me, che ho visto la settimana scorsa a Palazzo, mi mostrano in realtà una profondità di panchina e un roster che, quando si giocheranno le partite decisive, parlo di playoff, comunque penso arriveranno in fondo. È chiaro che non si possa poi prendere da tutte le parti, cioè sia Milano che la Virtus hanno degli impegni in Europa che ovviamente le tengono molto sul pezzo, per motivi diversi anche tecnici, ma le tengono molto sul pezzo, e quindi ovviamente adesso magari Brescia stia beneficiando di questa situazione. Se mi dite Brescia è favorita nel senso che può vincere lo scudetto, dico che non è che non è possibile, perché è una squadra molto ben allenata e molto pericolosa. È chiaro che sarebbe una sorpresa, ecco, quindi secondo me è favorita semplicemente per un discorso di regular season, poi ai playoff tutto bene o male si parifica, secondo me. Beh, c'è anche da dire che chi gioca in Europa probabilmente ha un roster più, esatto, esatto, più incazzato, passami il termine. Sì, o comunque ha un roster più attrezzato, la squadra è più attrezzata, e non si può, parlo della Virtus adesso, ma perché ovviamente magari è quella più vicina a noi, per fare un esempio, si fa fatica a pretendere che una squadra che gioca il giovedì sera a Vitoria, gioca una partita di quell'intensità, porta a casa una vittoria di quell'intensità, torna a casa alle 4:30 di notte con il charter e gioca il sabato con Venezia, sia la stessa identica squadra, le energie mentali siano completamente ricaricate, oltre che quelle fisiche. Quindi detto ciò, credo che la Virtus avesse le qualità per vincere con Venezia, perché la situazione era tale per cui secondo me andava vinta questa partita, però non si può nemmeno pretendere, come dall'altra parte, se ieri poi Milano è in un'altra situazione, più spalle al muro, ma se ieri Milano avesse perso con Varese avrei fatto fatica a farne un dramma, voglio dire, hanno giocato contro la Virtus domenica scorsa e hanno vinto, sono andati a casa del Barcellona e hanno vinto facendo il medesimo tour de force che la Virtus, cioè tornati a notte fonda di venerdì da Barcellona e giocato la domenica con Varese, insomma. Sono ritmi che è molto difficile con i quali bisogna fare i conti nel giudizio dell'andamento di una squadra, secondo me. Riguardo Virtus, mi dicevano che anche c'erano molte persone malate, compreso Banchi. Sì, sì, sembrava, sì, non, no, ci doveva, non ci dovesse essere, poi dopo. No, ma sicuro, secondo me, qualcosa non andava, perché già la Virtus, questo non toglie niente per la Virtus, è insolito, perché è una squadra che è riuscita a trovare una soluzione a Tucker nel corso della, da rimettere in piedi una partita che era finita, cioè a 2 minuti e 25, sotto di 11, ha preso e ha pareggiato in un minuto. Poi dopo, non so, devo essere sincera, non so in un senso se in un altro, ma l'arbitraggio è stato abbastanza non del livello della partita, ma sia a sfavore di Venezia che a sfavore, sì, della, esatto, Virtus. Cioè, credo che entrambi gli allenatori avessero i loro motivi per lamentarsi. Alla fine si è arrivati a un supplementare in una situazione particolare, perché io ho negli occhi quest'ultima azione dove la Virtus tenta disperatamente di fare fallo tre volte e commette tre falli, perché ne commette tre anche piuttosto duri.